Siamo al Trasimeno Blues Festival, che anche questa sera dedica un grande spazio alla musica blues made in Italy. Abbiamo infatti, c'è qui alla mia destra, Amanda Tosoni, in arte Amanda e la banda. Ciao Amanda. Ciao, buonasera a tutti. Allora, tu fai parte del blues made in Italy e possiamo definirti una novità per il panorama italiano oppure no? Raccontaci un po' quella che è la tua storia. Allora, beh, dal punto di vista, diciamo così, discografico, una novità si può dire perché il nostro primo disco è uscito l'anno scorso, quindi da poco, però andiamo in giro live da una decina d'anni, quindi insomma proprio nuovo, no. Amanda e la banda c'è da 10 anni, però tanti musicisti diversi. Quando abbiamo trovato la formazione adatta, fissa, abbiamo deciso di fare i pezzi nostri. Adesso stiamo lavorando al secondo disco, quindi insomma ferve l'attività. E disco che vedrà ospiti stranieri anche, perché abbiamo avuto l'occasione di andare a suonare in Africa, in Zimbabwe, avremo l'occasione di viaggiare un po' per il mondo e ogni volta portiamo un musicista a far parte della band per un brano, e quindi sarà un disco di blues made in Italy con un sacco di contaminazione in giro per il mondo, perché il blues è trasversale, arriva ovunque. Sempre. Come nasce questa passione per il blues? E il blues ti sceglie, non decidi tu. La prima volta che ho sentito qualcosa di blues ho detto wow, è questo, lo voglio, mi piace, ed era B.B. King, quindi immaginati, per cui da allora è entrato nel cuore. Poi il funk, il soul, il rhythm and blues si sono fatti largo pian piano intorno, tanto il cuore è grande, ci stanno tante cose dentro, no? Ritorniamo un po' indietro, The First and the Last, il titolo del tuo debutto discografico, è un esorcismo oppure cosa? In realtà il titolo fa ridere perché siamo al primo e l'ultimo, non ne faremo più, in realtà no, appunto stiamo lavorando come ti ho detto al secondo. In realtà il titolo nasce da uno dei brani all'interno del disco che parla di quanto sia difficile cercare di fare il lavoro che piace nella vita, di coltivare una passione come quella della musica in Italia, in un paese in cui è molto difficile, però il brano dice tanto vale tentare, non essere schiavi e vivere ogni giorno con la stessa passione, con la stessa forza, come fosse il primo e l'ultimo che c'è concesso di vivere, quindi the first and the last. Quindi è difficile fare blues in Italia? È difficile, poi in realtà probabilmente è difficile ogni genere che sia di nicchia, anzi per il blues ancora per fortuna abbiamo qualche appassionato che ci ascolta, qualche festival come questo di Trasimeno, come quello di Torrita, che rappresentano delle belle realtà, però a dire il vero noi troviamo terreno più fertile spesso in Svizzera o all'estero proprio. Teniamo duro. Allora, ultima domanda, io come sempre faccio questa domanda a tutti, che cos'è il blues per Amanda? Il blues è un modo di sentire, quindi allo stesso tempo diventa un modo di vivere, è passione, è sofferenza, come si dice, però è anche tanta voglia di reagire a questa eventuale sofferenza e quindi è grande carica, secondo me, positiva. Nonostante il nome, no? Blue, I'm in a blue mood, sono triste, invece secondo me è proprio l'esorcizzazione della tristezza il blues, ed è un modo in cui affrontare la vita. Grazie. Prego, a presto.